Nel museo di Aman è custodito qualcosa di molto particolare. Semi di loto. Sono stati rinvenuti tra rovine risalenti alla dinastia Goryeo. Si stima che questi semi abbiano circa 700 anni. Nonostante ciò, dopo il ritrovamento, uno è stato fatto germogliare. Ha aspettato 700 anni. Un seme di loto che ha aspettato 700 anni prima di cogliere l'attimo, ovvero le condizioni giuste per poter germogliare. È novembre, il culmine della stagione secca. In questo periodo dell'anno il rischio che un fulmine scateni un incendio è molto alto. Si lotta per sopravvivere. Il fuoco può significare la morte. Anche per la vegetazione. Ma per alcune piante il fuoco può rappresentare una benedizione. Queste pigne si aprono solo se esposte a una temperatura superiore ai 200 gradi centigradi. Solo allora vengono rilasciati i semi. Alcune specie approfittano anche delle correnti d'aria calda generate dal fuoco. Ecco perché alcuni semi sono provvisti di ali. Quando l'incendio è ormai spento, i semi cadono sul terreno reso fertile dalla cenere e liberato proprio dal fuoco, dalla potenziale concorrenza di altre specie. E meno concorrenza sul terreno comporta anche una maggiore esposizione ai raggi solari.
Le pigne, pertanto, rilasciano i semi nel momento migliore, in assenza cioè di competizione con altri semi. Per questo i semi vengono trattenuti fino a un incendio. Se vi chiedessimo qual è il più grande essere vivente al mondo, alcuni di voi penserebbero alla balena, ma la risposta giusta è la sequoia gigante. Questo albero è alto circa 100 metri. È cresciuto così tanto perché ha saputo sopravvivere agli incendi. La maggior parte delle sequoie giganti riporta i segni di molti incendi. Nel corso della sua esistenza, questo albero è sopravvissuto a un'ottantina di incendi. Alcuni dati rilevano che ha resistito anche a un incendio durato 7 giorni consecutivi senza mostrare segni di cedimento. La corteccia può raggiungere il metro di spessore. È interessante notare come non sia rigida, e anzi piuttosto soffice. In questo modo può assorbire umidità. È la morbidezza dovuta all'umidità che le fa vincere il fuoco, non la forza. Gli alberi resistono agli incendi per proteggere i loro semi. Anche gli strobili della sequoia si aprono solo se esposti a una temperatura molto alta. Ecco perché al Sequoia National Park in California una volta all'anno vengono praticati incendi controllati. Lo scopo è quello di favorire la germinazione dei semi. Gli incendi quindi possono anche rappresentare un'occasione da sfruttare. Trasformando le crisi in opportunità, gli alberi crescono fino a diventare una foresta. La vegetazione della costa ha imparato invece ad adattarsi al vento. Quello che potrebbe sembrare un albero caduto in realtà si è adeguato a crescere assecondando la direzione del vento. Gli alberi non possono muoversi, ma possono adattarsi sensibilmente all'ambiente che li circonda. Il fiore del tarassaco cerca di intercettare il vento. Più cresce, più le possibilità di incontrare il vento aumentano. È necessario un grande sforzo per cogliere, quando necessario, il momento giusto. L'infruttescenza del tarassaco è sferica in modo da garantire che i semi vengano sparsi in ogni direzione al minimo alito di vento. E questo non è che uno degli elementi che la natura sceglie per disperdere i semi. Quali altri elementi collaborano con le piante oltre al vento? Questa pianta cresce vicino all'acqua. Dopo la caduta dei petali, i follicoli si gonfiano per poi aprirsi. I semi sono rivolti verso l'alto
come in attesa di qualcosa. Grazie alla forma del follicolo, con ogni goccia di pioggia i semi saltano via facilmente. Vengono dispersi dall'acqua e grazie all'acqua germoglieranno. Questo è Tokisom, nel parco Seongsan il Chulbong, lungo la costa orientale della Corea del Sud, un isolotto ricoperto di vegetazione. Per disperdere i loro semi, le piante di quest'isola si affidano a un elemento naturale più potente del vento o della pioggia. La vegetazione ha colonizzato quest'isola disabitata. Qui cresce una pianta che non si trova a nord dell'isola, cresce infatti solo nella parte meridionale. E a sud c'è l'Oceano Pacifico. Ogni anno a luglio un grappolo di boccioli profumati spunta e fiorisce in cima al lungo gambo. Quando i fiori appassiscono e cadono, i frutti iniziano a gonfiarsi e diventano molto pesanti, al punto che la pianta non ce la fa a reggerli. Sono una ventina, alcuni grandi come grosse noci. È quasi ora di mettersi in viaggio. Lo stelo a un tratto si piega. Mentre il peso dei semi aumentava, la pianta metteva a punto un infallibile piano. I semi, ormai abbastanza pesanti, sono cresciuti proprio lungo la via per la spiaggia, che, guarda caso, è in discesa. I semi sono pesanti, ma galleggiano. In questo modo si allontanano dall'isola e arrivano fino alle coste di Jeju. Questi animali sono in grado di attraversare i mari. Sono foche che si spostano continuamente tra la Cina e la penisola coreana. Animali in grado di nuotare per 3.500 chilometri. Esistono semi capaci di fare altrettanto. Semi che non sono dotati di coda o di pinne potenti. Quindi, in che modo riescono a fare tutta quella strada? Questo albero viene chiamato comunemente Golden Rain o pioggia d'oro per via dei suoi fiori. È una pianta che ama vivere nei pressi dell'acqua.
Quando i suoi fiori appassiscono, le capsule si gonfiano come palloncini. Perché per raggiungere le onde c'è bisogno dell'aiuto del vento. E grazie al cielo, in questo tratto di costa il vento non manca. Il vento spacca le parti del frutto e le libera nell'aria. La forma aerodinamica facilita il compito. I semi riescono così ad allontanarsi fino a un centinaio di metri dalla pianta madre. Finalmente arriva anche il momento di prendere il largo. Dopo un esordio da elica, la capsula si trasforma in un'agile imbarcazione. Ogni seme allora si mette in viaggio a bordo della propria veloce barchetta. Una breve sosta prima della traversata. Quante probabilità ci sono che questo seme attraversi il braccio di mare e raggiunga la terraferma? Avrà bisogno del favore dei venti invernali per riuscire a coprire i 3.500 chilometri che lo separano dalla Terra in meno di 5 mesi. Una condizione che deve essere soddisfatta a ogni costo. Ma non c'è tempo per le congetture. Bisogna affrontare il rischio di fallire. Ma l'audace impresa del seme viene premiata. Dall'altro lato del tratto di oceano cresce rigogliosa una piccola foresta. Grazie alla tenacia dei suoi semi, la pianta continua a propagarsi nel territorio. È autunno inoltrato. A cavallo con l'inverno la temperatura è sopra lo zero di giorno, ma con il buio scende sotto zero. Di notte tutto gela. Le temperature si abbassano in superficie, ma sottoterra rimangono sopra lo zero. Le radici sono vive e spingono l'acqua verso l'alto, verso i gambi congelati e sfibrati. Il congelamento dei gambi dura solo pochi giorni all'anno. Quando lo stelo sarà morto, le radici smetteranno di spingere acqua verso l'alto. È la stagione della morte. Alcune piante vengono letteralmente spazzate via.
In questo periodo dell'anno le piante si spogliano, ma mentre alcune scompaiono, altre non aspettano che questo momento per entrare in scena. Il vischio dà i suoi frutti proprio in inverno. Perché proprio adesso? Il vischio si affida agli uccelli per disperdere i suoi preziosi semi. Questo bulbul guance brune è a caccia di cibo. Il cibo è materia che scarseggia durante l'inverno. Anche le foglie sono sparite e hanno lasciato la pianta esposta agli uccelli. Ecco il motivo per cui il vischio ha aspettato l'inverno, per fare in modo che le sue bacche non passassero inosservate agli occhi degli uccelli. Infatti sono un alimento molto popolare tra i pennuti. Anche le loro dimensioni sembrano studiate per adattarsi perfettamente al becco dell'uccello. Il bulbul svolge un compito fondamentale per la propagazione dei semi del vischio. Ma c'è ancora un piccolo problema da risolvere. Il vischio è una pianta emiparassita. Può sopravvivere solo attaccandosi a un altro albero. Ecco perché la pianta ha elaborato un seme così particolare. I semi del vischio sono appiccicosi. A loro volta sono rivestiti da una stringa collosa che può raggiungere il metro di lunghezza, una stringa per niente digeribile. I semi finiranno con il formare una struttura simile a una ragnatela. Quando soffia il vento, la vischiosità si rivela preziosa. I semi si attaccano ai rami. Con il tempo penetreranno la corteccia e germoglieranno. La pianta sa di cosa hanno bisogno i suoi semi, si prepara per tempo e si comporta di conseguenza. Altri semi contengono una sorta di meccanismo a tempo. In questo momento il timer è fermo e finché è spento il seme non germoglia. Ma c'è un animale che può attivare il meccanismo. In inverno la capra di montagna si nutre dei frutti dell'albero dell'uva passa. Abbandonato a se stesso, il seme ha meno dell'1% di possibilità di germogliare. Quindi è molto difficile che germogli senza un aiuto esterno, perché il guscio che lo contiene è piuttosto duro. Se invece viene digerito da una capra di montagna, le probabilità di germinazione aumentano del 30%. L'intervento dei succhi gastrici della capra per ammorbidire il guscio del seme è quindi necessario.
Mentre la digestione è in corso, l'animale si sposta il seme e attende il suo momento. Finalmente tocca a lui. Per sopravvivere, un seme deve staccarsi dalla pianta madre e evitare la competizione. Quindi, per la sua germinazione, il seme trae vantaggio anche dallo spostamento di luogo. Il seme, tra le altre cose, ha anche ricevuto una buona dose di fertilizzante. Ora non gli resta che germogliare. La capacità di sopravvivenza dei semi può mettere in serio pericolo i preziosi resti di civiltà perdute. Questi alberi hanno distrutto un tempio. I loro semi furono portati qui, chissà quando, dagli uccelli. I semi hanno germogliato e messo radici nelle fessure tra le pietre. Con il tempo le pietre si sono spostate e il tempio ha iniziato a crollare. Ora, per ironia della sorte, sono gli stessi alberi a tenere in piedi il tempio. Ormai alberi e tempio sono una cosa sola. Ma quando gli alberi moriranno, anche il tempio andrà perduto. Gli alberi che stanno tenendo in piedi queste rovine sono una varietà di ficus. Nel mondo se ne contano più di 800 varietà diverse. Vari animali, in special modo gli uccelli, contribuiscono alla diffusione dei loro semi. Su quest'isola crescono circa 150 specie di ficus diverse. Questa varietà sembra non curarsi dei suoi frutti e si accontenta di lasciarli cadere a terra. Per quale motivo la pianta non fa nulla e lascia che cadano a terra? Ecco che con il muso sporco di terra arriva un animale che fruga il terreno. Il cinghiale cerca il cibo scavando e il ficus conosce bene questa sua caratteristica. Le piante selezionano un animale per disperdere i propri semi. Quindi mettono a punto una strategia perché quell'animale si nutra proprio dei loro frutti e non di altri. Un modo efficace per attirare l'attenzione di un animale è l'utilizzo dei colori. Le piante sono maestre nella creazione dei colori. Quasi tutti i colori che si trovano in natura vengono dalle piante.
Quando i semi sono pronti, la pianta li veste di colori spettacolari. In questo modo i frutti diventeranno un cibo più attraente per gli animali. Le piante di mirtillo aggiungono un ulteriore trucco. Ricoprono i frutti di una sottile polvere bianca. Così gli uccelli non potranno fare a meno di notarli. Grazie alla loro vista a raggi ultravioletti, i frutti risalteranno ulteriormente. In questa foresta di un verde intenso vive un animale molto particolare. Sono pochi i mammiferi e i primati da queste parti. Questo è l'animale più grande a cui si possa demandare il compito di spargere i semi. Il suo cranio ricorda quello di un dinosauro. Ha zampe speronate ricoperte di pelle squamosa. Il casuario raggiunge quasi i 2 metri di altezza ed è un uccello incapace di volare. Un piccolo è in cerca di cibo. In questa specie è il maschio a prendersi cura dei giovani. Il colore di un frutto aumenta le sue possibilità di essere mangiato, in quanto rende più semplice individuarlo a terra. Il casuario ha i bargigli dello stesso colore dei frutti di cui si ciba. E non è un caso che per attirare un partner, quando è tempo di accoppiarsi, venga usato il colore di un cibo di cui la specie è ghiotta. Essendo uccelli incapaci di volare, i casuari possono cibarsi esclusivamente di frutti caduti a terra e non di quelli ancora attaccati in alto. Ecco perché alcune varietà di ficus, per attirare i casuari, hanno puntato più sul posizionamento dei frutti che sul loro colore. E quindi li hanno abbassati ad altezza occhi di casuario. E proprio perché sono esattamente lì, anche se non molto variopinti, verranno notati. Ma anche la giusta posizione o i colori sgargianti hanno dei limiti. L'aiuto visivo è efficace solo a distanza ravvicinata. Nel fitto della foresta esistono altri metodi, altrettanto validi. L'odore, per esempio, può coprire una certa distanza, soprattutto se è pungente. Il durian o durione è un frutto che non si può portare a bordo degli aerei proprio a causa del suo odore forte che, secondo alcuni, ricorda quello dell'acqua stagnante. Nonostante ciò, alcuni animali ne vanno davvero matti. L'orango è abbastanza forte da poter sollevare frutti grandi e pesanti.
ed è abile nell'utilizzare i denti. Un animale meno forte di lui non sarebbe in grado di aprire un frutto simile. Il Durione stava aspettando l'animale giusto. Nonostante l'odore tremendo, il sapore è abbastanza gradevole. Inoltre crea una leggera dipendenza perché è inebriante. Quando la polpa del frutto viene digerita, infatti produce una piccola quantità di alcol. Grazie alle abitudini dell'orango, i semi del durione vengono sparsi ovunque. Non tutte le piante dipendono da agenti esterni per la disseminazione. Alcune disperdono da sole i propri semi. Questa pianta cresce accanto all'acqua. Ecco i minuscoli frutti di questa pianta, un impatiens chiamato anche non mi toccare. I semi vengono fatti cadere dalla pianta madre direttamente in acqua, in modo che in seguito germoglino e crescano vicino all'acqua. Questa pianta è invece una comune fonte di cibo per l'uomo. Quando il fiore appassisce, si piega verso terra. Le ovarie fecondate si trasformano in frutti e si gonfiano. Ma come fa una pianta a sapere in quale direzione si trova il terreno? All'interno dell'orecchio umano c'è una minuscola concrezione di calcio chiamata otolite, responsabile dell'equilibrio. Il frutto di questa pianta contiene un meccanismo simile che lo induce a riconoscere la forza di gravità. Se il frutto è sepolto nel terreno, avrà minore possibilità di essere danneggiato e una conseguente maggiore probabilità di germogliare. Questo avviene dopo circa un mese. Anche l'arachide pianta da sola i semi nel terreno. L'istinto di conservazione della specie non appartiene solo al mondo animale. Dopo la caduta del fiore, il ginofaro si allunga. I pistilli si protendono verso l'alto.
Forse l'uomo ha progettato le prime armi dopo aver osservato il modo in cui questa pianta disperde i suoi semi. I semi giacciono in cima al gambo. Sono lì, pronti a partire. La pianta lancia i semi come una catapulta. Non è chiaro cosa faccia scattare il meccanismo. Ciò che è noto è che avviene in una frazione di secondo. Non siamo portati a pensare che le piante siano capaci di movimenti, forse perché i loro movimenti sono troppo rapidi per noi. Può essere che lento e veloce siano solo convenzioni umane. Forse le piante hanno semplicemente una diversa concezione del tempo. Esiste una pianta che ha un ginoforo ancora più allungato. A che cosa può servire un ginoforo che assomiglia a una lancia? Questo seme, invece di cadere a terra, è atterrato su un filo d'erba e la sua coda continua ad arricciarsi. Ora ha la forma perfetta per lasciarsi andare. Ma a che cosa serve la lunga coda arricciata? Vediamo allora che cosa accade alla prima pioggia. A contatto con l'acqua i semi di Erodium iniziano a srotolarsi. La pioggia ha creato le condizioni che facilitano la germinazione, come le nostre innaffiature in giardino. La profondità ideale a cui piantare un seme è circa una volta e mezza le sue dimensioni. In questo modo invece i semi riescono a scavare in profondità quanto serve. La cosa più sorprendente è che grazie all'arricciatura della coda il seme trova l'angolazione corretta per scavare, e cioè perpendicolarmente al terreno.
Questi semi si piantano da soli nel terreno. Hanno così risolto l'ultimo problema che rimaneva per affrontare l'intero compito da soli. E se la coda si srotola prima che il seme sia riuscito a scavarsi un buco? C'è una soluzione anche per questo. Una volta asciugata, la coda si arriccia di nuovo e si rimette in attesa della prossima pioggia. Le piante fanno del loro meglio per propagarsi. Fino a che punto si spingerà il desiderio delle piante di espandersi?